non solo giovani, ma un po' tutti i fotografi stanno avvicinando al mondo analogico e soprattutto i formati più grandi, le macchine medio formato adesso stanno proprio andando a ruba, ecco. In certi frangenti anche più del digitale stesso, ecco. C'è proprio una grossa ricerca, un grosso ritorno alla pellicola. Il cuore del centro storico aretino è tornato ad essere un paradiso per tutti gli amanti della fotografia d'epoca. È un ottimo modo per far avvicinare i neofiti al mondo della fotografia, in particolare quella analogica, perché poi qui, essendo foto antiquaria, è un tipo di fotografia che vuole fare un salto nel passato, ma un passato comunque di qualità. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, in Piazza Grande è infatti tornata Foto Antiquaria, la storica mostra mercato di fotocamere, cineprese ed attrezzature fotografiche antiche. Un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. 70ª Foto Antiquaria, e pensate che, parlando con gli espositori, è l'unica fiera specializzata in macchine fotografiche che viene rifatta in Italia, quindi è un momento, direi, storico, è un momento che ci dà anche fiducia per ripartire. C'è tanta gente, tanti banchi, tanti espositori. Oltre 30 gli espositori provenienti da ogni parte d'Italia che hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla Fondazione Arezzo in Tour in collaborazione con il fotoclub La Chimera. Eravamo abituati, ce n'è stata anche questa volta, perché pensavamo che la vecchia fotografia non interessasse più, e invece abbiamo visto che i giovani l'hanno riscoperta, e quindi ecco che la gente continua a venire. In questa manifestazione c'erano sempre state molte persone, si calcolava che ogni giornata ne venivano circa 10.000. Oggi forse ne saranno venute di più. In concomitanza con la 70ª edizione di Foto Antiquaria, infine, Foto Ottica Franchini ha organizzato, come sempre, uno shooting fotografico con una modella professionista. Questa è una piazza che offre tantissimo, sia come scatto, poi con la modella ovviamente diventa tutto più magico. È una location unica, Arezzo, perché una piazza così la troviamo da poche parti.